già che l'Italia non l'ha mai considerato. Quindi non è solo una dimenticanza classica all'italiana, ma è un po' di più, ancora di più. Il male nasce così, per un editore scemo che voleva levare Pino Zacchi da direttore. E perché? Poi Pino Zacchi si trova ad avere io, Vauro, Jacopo, Manè e altri che eravamo del movimento di quel momento là, per cui eravamo giovani all'attacco del mondo, pronti a tutto, non eravamo legati, cioè non ce ne importava niente, anche se l'editore ci poteva dare stipendi, noi ci poteva il piacere, il divertimento di raccontare in diretta, noi padroni del nostro strumento di racconto. Perché è anche la situazione politica che fa sì che non possano esistere grandi attacchi, perché oggi c'è tutto questo accordo, questo valzer, questa cosa, però nessuno si muove in questo momento, quindi come lo faccio a colpire se non si muove? Scusami Giorgio, io volevo dirti questo, no? Tu prima hai parlato di interpretare in maniera giusta la situazione politica, non mi direi che tu credi all'obiettività dell'interpretazione. Tu interpreti la tua opinione e basta. Allora questa tua opinione difendila più violentemente, visto che la tua opinione coincide quasi in tutto con la mia, anche con la loro. Dico, tu su questo balletto, su questo valzer non sei d'accordo e ti frega, perché aspetti che qualcuno dica qualcosa? Mena subito e mena per primo possibilmente. Sì, no, hai ragione, infatti maestro cercherò di migliorare. In quel momento era liberatorio il fatto di poter usare certi vocaboli, certe immagini dirette, cioè era molto più efficace che non l'approccio, diciamo, più corretto, capisci? Dove c'è arte non c'è bestemmia. A volte ci vuole un po' a capirlo, anch'io ci misi a quel tempo un po' a capirlo, perché mi impattava, poi capii che il valore di quel disegno lì stava nella sua bellezza e nella sua capacità di impattare. E lì la differenza, no? L'impatto della bellezza è un impatto rivoluzionario in qualche maniera, no? Ma forse non solo in qualche maniera.